Scusami Melania, sì. Mi ha fatto vedere di tutto e di più per l'uso quotidiano. Io lo so cosa ti sta dicendo. Tipo se io devo fare un regalo a un mio parente, a mia cosa. Tipo alle mie amiche, cosa? Dai fiori finti, le piante, i fiori finti, i fiori finti ragazzi, cornici, i vasi, i quadri, le cornici, guardate ragazzi. Ah, qua sono i vasi per le piante, vedi? Vediamo i quadri. Guarda che bei fichidindia. Bello questo. Dalla Sicilia con furore. Guardate quanti quadri, ragazzi. Ah, vabbè. Va bene, quindi qua possiamo fare il regalo a mo' Deborah, Loredana, sì, grazie. Sì, vabbè, prima ve lo si fanno a mia. Sì, fanno. Allora, se loro mi fanno il regalo per Natale, io tipo il 30 febbraio e glielo ricambio. Signorina, ma avete tipo anche profumi... Profumi? L'ambiente. No, allora ecco, mi dovete seguire, verso il reparto 33. Ah sì, verso il reparto 33. Allora, la signorina è una macchinetta. Se voi arrivate qui dovete cercare Melania, che è lei. Perché lei dice, sì, signorina mi scusi, ma lei ha questa tipo... Sì, lei vi dice il reparto, il numero dello scaffale, e, la posizione. Vu piglia, vu botta la cassa. Anche buttate lo scaletto se ha. Lavoro tutti preparati, dobbiamo certo. Sapere cosa c'è. Ma perché qua dentro sono tutti come lei? Tutti quanti i colleghi sono come me. Come a lei sono tutti quanti, amo. Anche io. Cengi tu. Io sono un collega. Non sei allora, un collega. Senti. Amo, ma che dici siccome lei? Noi siamo, siccome noi siamo colleghi, sì. Se mi interessa qualcosa mi posso, vogliono fare parlare. Siccome lo posso fare debitare nel tuo conto. Va bene, non si trova. C'entra, capo, ci levo uno stipendio ai. Niente, però lei è contenta che mi ha fatto tanto il regalo. Uno si può fare un mentirino a Natale, si pensano gli amici. Ma perché siete amici? Signorina, siete amici? Ma da una vita! Ma io ero piccolo quando lei mi già mi ha conosciuto. Ah, ma quando eri Nicotuita non era neanche nata. Ma già lo pensava, cioè se nasco voglio diventare amico suo. Certo. Lei già aveva pensato. Va bene, dove andiamo allora ora? Dove andiamo? Cosa ci fai vedere? Perché noi siamo... Ma... Ah, i presepi! I presepi! Torniamo per il Natale, guardate ragazzi, reparto Natale è enorme. Abbiamo anche gli accessori da Natale. Ah, guardate il cerchietto con le corna da renna. Tutti a 99 centesimi. Tutti a 99 centesimi, ragazzi. Ah, vabbè. Vabbè, ma non ci soffermiamo sul Natale perché tanto tu non ne vuoi spendere soldi sul Natale, quindi non... Ma quest'albero? Non è una... un albero stilizzato? No! Ma... Come no? Non è un albero. Gli appendiabili. Appendiabili. No, questi sono i melocachi di quest'albero. Non so, è l'appendino, dove tu poggi il giardino. Non capite nulla. Vabbè, se voi avete un giardino, avete un giardino, comprate questi, li mettete nel giardino e sono alberi stilizzati, modelli di melocaco. Ma quali melocaco? Andiamo, melocaco. Poi se viene qualcuno vi rientrate dentro. Va bene, qua ci sono tutti gli addobbi. Tutti gli addobbi solo a 99 centesimi li potete trovare. Solo a 99 centesimi, ragazzi. Tutti gli addobbi, guardate. Guardate, ragazzi, guardate. No, vabbè. No, vabbè, anche il rosa, ovviamente, per le signorinelle alla moda, anche il rosa, cioè. Va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Ah, tutte. Quindi sempre le palline di tutti i colori e tutte le misure. Amò, qua ci sono le palline di tutti i colori e tutte le misure. Tutte le misure e tutti i colori. Io dovrei comprarne palline. Picchi. Oh, sì. Perché ne dovresti comprare tanta, mo? Amò? Non lo posso dire. No, dillo ormai. Ormai sbilanciati ormai. Quest'anno a Natale regalo le palline che vendono da Etna Store. Sì. Per tutte le persone che non hanno le palle. Io lo sapevo. Io. Vabbè. Ti ho trovato il regalo di Natale. Va bene. Noi ci stiamo spostando adesso dal Natale perché... Mi ha detto Melania che c'è tanto da vedere ancora.